ammetto che non sono la purgatoria buona per i discorsi. La più grande paura dell'uomo è la morte. È qualcosa su cui non abbiamo nessun potere. Il giorno, l'ora, il modo in cui ce ne andiamo. Succede e basta. Purtroppo ora è successo a mio padre. Ho il ricordo di lui che, come suo solito, guardava il TG e io, bambina sul divano, mi avvinghiavo a lui e sentivo il suo cuore battere e subito mi calmavo. Era la nostra routine serale. Era così bello che ogni tanto mi agitavo. Avevo paura. Avevo il terrore di perdere tutto. Scusate. Così alzavo lo sguardo e gli dicevo: "Papi, ma tu non morirai mai, vero?" Nonostante l'assurdità della domanda, lui con calma e sicurezza mi guardava negli occhi e con il suo sorriso pieno di amore mi diceva: "No, piccola, mai." Questa routine è persistita nel tempo, anche se il dialogo è diventato più duro. Fino all'ultimo l'ho stretto a me e gli ho chiesto: "Oh, tu mica muori, vero?" Lui: "Oddio, Vittoria, no." Accompagnato da un simpatico tiè, con la mano come se gliela stessi tirando. La sua risposta col tempo è diventata meno dolce e romantica, però mi tranquillizzava lo stesso. Ero tranquilla perché l'uomo più importante della mia vita sarebbe stato sempre lì nel bene. Ammetto che sono parecchio arrabbiata con lui in questo momento, però lo perdono. Lo farò perché in fondo ha mantenuto la sua promessa. L'ha mantenuta dandomi Edoardo e Ludovico. Perché non solo mi ha donato come fratelli gli uomini più speciali del mondo, ma soprattutto ha lasciato in loro un po' di lui. Andrea Purgatori è stato un grande giornalista, conduttore, scrittore e amico, ma il suo più grande successo è stato quello di essere padre, perché nonostante tutto so che mi ha amato con tutto se stesso e sono e sarò sempre la sua piccola. Ti voglio bene, padre, e te lo rivedrò ogni giorno della mia vita.